Esaminiamo ora la seconda costante della storia dell'impero romano, il rapporto tra il centro e le periferie, tra Roma e l'Italia da una parte e le province dall'altra. A partire dal primo secolo d.C., Roma e l'Italia perdono gradualmente quella centralità che avevano avuto nella fase repubblicana a favore delle province. A determinare tale cambiamento furono sostanzialmente due fenomeni o processi. Il primo fu l'inclusione sempre più massiccia dei provinciali, cioè degli abitanti delle province, tra i membri del Senato e della classe dirigente che affiancava il principe nell'esercizio del potere. Il culmine di questo processo è rappresentato dalla figura di Marco Ulpio Traiano, originario della penisola iberica, che nel 98 d.C. fu il primo imperatore di origine provinciale. Il secondo processo fu l'estensione della cittadinanza agli abitanti delle province. Anche questo contribuì in maniera decisiva al processo di assimilazione tra la periferia e il centro. All'inizio solo gli italici avevano diritto di cittadinanza. Con l'imperatore Caracalla, nel 212 d.C., tutti gli abitanti liberi dell'impero divennero cittadini romani.